Ed eccoci ancora qui al Parco dei Quattro Punti Cardinali, in quel di Taino dove sta per prendere vita la tappa riservata alla categoria Elite. Ad accogliere le atlete, il gruppo folcloristico dei Tensit di Cunardo, che vediamo qui in una esibizione per il pubblico. E poi ci saranno gli sbandieratori di Fermo. Ma andiamo a vivere in diretta questi momenti di particolare vita popolare della provincia di Varese. Ed ecco gli sbandieratori di Fermo nella piazza antistante il municipio. Sente il sindaco Stefano Ghiringhelli in licenza matrimoniale, ecco che a fare gli onori di casa agli intervenuti e soprattutto questi gruppi folcloristici c'è il vice sindaco Dario Baglioni. Grande appassionato di ciclismo praticato, lui va giornalmente in bicicletta, attualmente quando è libero da impegni. Interventi molto graditi dal pubblico presente. E dalla piazza del comune al parco dei Quattro Punti Cardinali con il fantastico monumento di Gio Pomodoro, che diventerà tra poco praticamente il cuore palpitante della presentazione delle squadre. Ma prima l'atto ufficiale dell'alza bandiera ed è lo speaker Paolo Mei che invita sul palco le autorità. La località di arrivo, fate un applauso a Fabrizio Anzani, e non poteva mancare con loro il presidente di questo comitato organizzatore che è Mario Minervino. Fate un applauso a queste tre persone. Ed ora è tempo di inno. Grazie a tutti, alle due amministrazioni comunali, Cittiglio che ci crede da 25 anni, e un grazie a tutte le forze dell'ordine, ai volontari, ai gruppi e ai miei collaboratori, e a voi giornalisti, fotografi e tutto il pubblico. Raggiungete Cittiglio perché sarà uno spettacolo oggi pomeriggio.
Facciamo a dire il vero, lo spettacolo inizia già adesso, al momento delle presentazioni. La prima squadra a presentarsi sul monumento di Gio Pomodoro, che quest'oggi è un palco di lusso per la presentazione, è la squadra italiana della Top Girl Fassa Bortolo. Le ragazze della squadra veneta sono dirette in ammiraglia da Lucio Rigato, un uomo espertissimo che in un certo senso da solo potrebbe aver scritto la storia del ciclismo al femminile. Ma ora siamo ad una squadra contenente pezzi da 90. Avete visto, c'è la maglia della campionessa di Bielorussia, Alena Amialusic, poi la maglia della campionessa di Israele, Omer Shapira, ma la terza atleta che si presenta, alza adesso la mano, è colei che l'anno scorso ha conquistato la vittoria qui al trofeo Binda. Si tratta di Katarzyna Nieviadoma, un'atleta di primissima importanza nel panorama internazionale, al di là che abbia vinto appunto il trofeo Binda. La ricordiamo qualche anno fa campionessa europea. E ora la volta delle ragazze della società Servetto Piumate Beltrami TSA, guidate da Mirko Puglioli. Col 181 avete appena visto firmare una delle più belle realtà del ciclismo femminile giovanile italiano, Sara Casasola, ragazza che viene dal Friuli, che ha un passato bellissimo per quanto riguarda il ciclocross e che è all'esordio in questa categoria, quindi ci si attende molto da lei. Ma attenzione, altra squadra italiana è la Beppe Inc, guidata da Walter Zini, che ha tra le proprie file un atleta che ha conquistato addirittura il campionato del mondo alcuni anni fa e che nel 2018, la stagione appena terminata, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Iridati di Innsbruck. Poi sul palco, insieme alla Guderzo, c'è un'altra atleta campionessa del mondo, questa volta su pista, l'avete vista sorridente, Rachele Barbieri. Ma ora andiamo ad ascoltare un'intervista che May fa a questa atleta di primissima importanza. Sorriso non manca mai, No, mi hanno insegnato che la vita è bella e che si deve sempre sorridere, dunque poi oggi c'è il sole, meglio di così. Speriamo di portare a casa un bel risultato e soprattutto di emozionare tutta questa gente. Chi fa la capitana? Scontata la domanda. Il capitano, dobbiamo ancora fare la riunione, però per alzata di mano penso che questa sia toccata a me. Toccato di nuovo la Guderzo, che strano. Io non ho alzato la mano, però c'è suggerimenti da dietro che dicono il mio nome. Non so. Allora, da casa, allora alzino le mani quelle che dicono che tocca alla Guderzo. All'unanimità. Facciamo un applauso, dai, team B-Pink. Grazie, Tatiana. È veramente brava questa ragazza, la conosciamo da tantissimo tempo e qui una squadra bergamasca con Fidanza, Silvestri, Kovic, Fernandez, Gasparini e Morzenti e sono dirette in ammiraglia da Giovanni Fidanza. E dalla squadra bergamasca andiamo in Slovenia con la BTC City di Lubiana, una squadra che in pratica in un certo senso rappresenta un pochettino la nazionale di questa repubblica ex jugoslava. E ritorniamo in Italia con la Roma Italia Basso Bikes di Vaiano, sono Beggin, Borghesi, Brogi, Balducci e Nesti. E in mezzo a lei, in maglia di campionessa della Lituania, è l'espertissima Rasa Lelivite. Fate l'applauso ad Alessandro Fabretti. Intanto buongiorno e che buongiorno oggi qui. Mamma mia che spettacolo, sono felicissimo di essere qui e soprattutto di potervi proporre dalle 14.30 alle 16 la diretta. Ci abbiamo creduto con Mario Minervino, quando forse pochi credevano, Mario? E abbiamo voluto prima metterla in onda, magari differita, ma poi dopo in diretta. Quale adesso con Stefano Rizzato e Giada Borgato dalle 14.30 fino alle 16, un'ora e mezzo di diretta di queste fantastiche ragazze. Grazie davvero, grazie alla Rai, grazie ad Alessandro Fabretti. E non poteva mancare la foto di rito con Alessandro Fabretti, caporedattore di Rai Sport per quanto riguarda il ciclismo. Ma continuiamo con la presentazione, è la volta di una
squadra che viene dalla Danimarca. Atlete importanti tra loro e tra cui Cecil Ludwig. Al microfono di Anthony McCossan. I love the trees, I love being back in Italy and what a nice weather, and I mean it's gonna be fun, fun in the sun. La ragazza danese ha sottolineato la bellezza del pubblico e soprattutto dei fan e quello che lei preferisce, il sole. E qui stanno posando le ragazze della France de Jeu Nouvelle Futuroscope, squadra francese. Ma è tempo ora di un'altra squadra italiana, la Ale Cipollini, una squadra agguerrita, una squadra che ha tra le proprie file anche la campionessa del Giappone Eri Jonamine, ma non dobbiamo dimenticare la presenza di Soraya Paladin, che nel corso di questa stagione ha ottenuto già una vittoria ed è salita un'altra volta sul podio. Si è intanto presentato sul splendido palco del monumento di Gio Pomodoro anche Marco Civelli, che così aiuta i due sindaci, Fabrizio Anzani e Dario Baglioni, nel compito di posare per le foto di rito con tutte le ragazze che si apprestano a gareggiare. Ora è la volta di una squadra che viene dall'estero, dal Kazakistan, porta il nome della capitale Astana, e tra esse c'è anche la nostra Elena Pirrone, che in un solo anno, pensate, ha conquistato due campionati del mondo. Ci sono anche le campionesse di Kazakistan e Ucraina, ed ora la volta di un'altra importante squadra. Del resto qui tutte importanti sono le squadre, sono le migliori al mondo, ed ha ragione Mario Minervino quando parla di un vero e proprio campionato del mondo di primavera. E ora la volta della Movistar, squadra spagnola, che ha anche una squadra maschile e si presenta con tre campionesse nazionali: Eder Merino, spagnola, la francese Aude Biannik e la polacca Malgorzata Jasinska. Questo è il roster della squadra spagnola, che ha fatto questa scelta di ottenere all'interno del proprio gruppo anche una squadra al femminile. Ricordiamo che tra i maschi, nella squadra della Movistar, gareggia anche il campione del mondo Alejandro Valverde. Dagli Stati Uniti, ecco, queste ragazze sono del team TIBCO Silicon Valley, una squadra, come abbiamo detto, degli Stati Uniti. Sono cinque atlete di cui però purtroppo non conosciamo la loro storia. Nel frattempo Davide Arzeni parla con il cronista della RAI, che appunto commenterà la gara, mentre ecco le ragazze che vengono dall'Olanda sono della Park Hotel di Valkenburg, località famosissima perché spesso si sono svolti almeno due o tre volte i campionati del mondo. Ma attenzione, tutti gli occhi aperti per la Valkar, la squadra di Davide Arzeni, che abbiamo nominato in precedenza, squadra che ha delle belle individualità e tra cui forse la più importante, o meglio la più conosciuta, è sicuramente Elisa Balsamo, che ha conquistato il mondiale negli juniores a Doha, e poi vediamo anche la campionessa italiana Marta Cavalli. Dovremmo parlare per mezz'ora di queste ragazze, giusto ricordare anche la ciclocrossista Silvia Persico, azzurra ai mondiali di gennaio, e poi fanno parte del gruppo anche la Confalonieri, ex campionessa del mondo su pista, la Muccioli, ex campionessa italiana, e Silvia Pollicini. Un roster veramente importante, anche se si aggiunge il fatto che la Elisa Balsamo è anche una forte pistarda. Ma siamo ad un'altra squadra molto importante, anch'essa viene dal nord Europa e più esattamente dalla Danimarca, e vedete con una maglia azzurra di leader delle giovani del World Tour la nostra Sofia Bertizzolo.
un'emozione, ero qua l'anno scorso con questa maglia, mi hanno portato bene, quindi oggi è una giornata completamente diversa, la gara sarà diversa assolutamente, e quindi cercheremo di portarla, onorarla oggi e portarla alla fine. Ambizione particolare? Fare una bella gara. Va bene, rimane sintetica, va bene, Sofia Bertizzolo, un applauso. Sofia Bertizzolo, che si è sempre trovata bene qui sulle strade di Binda, la ricordiamo con la maglia di campionessa europea, vincere il trofeo da Moreno nel 2015. Una Sofia Bertizzolo sempre disponibile, sorridente, un'atleta veramente di classe, potremmo dire, anche sotto l'aspetto della promozione della propria immagine. Una Sofia che ha riconquistato quella maglia azzurra che aveva praticamente festeggiato al termine della stagione del 2018 e lo ha fatto nella prima prova di World Tour per le Elite. Una squadra tedesca ora, la VNT Rotor Pro Cycling Team, società che ha tra le proprie file una ragazza italiana, Erika Magnaldi, a dirigerla è Dirk Baldinger, e dagli Stati Uniti con sponsor anche italiano la Tex Gaffredo, con una biondissima svizzera Yolanda Neff, lei è la campionessa rosso crociata su strada, ma è anche, giusto ricordarlo, campionessa del mondo nella marathon di MTB al trofeo Binder, raggiunta terza nell'edizione del 2016. Ma in questa squadra c'è anche l'unica italiana vincitrice della corsa di Mario Minervino, era l'anno 2013, Elisa Longoborghini. Intanto giornata spettacolare. Sì, è una bellissima giornata, sono contenta anche per il pubblico perché penso che si possa godere meglio la corsa rispetto all'anno scorso. Abbiamo una squadra molto molto forte e spero che, ecco, spero che la mia squadra possa fare una bella corsa. Facciamo l'applauso alla semplicità e all'umiltà di un atleta che tra l'altro ha ottenuto la medaglia olimpica Rio de Janeiro, Elisa Longoborghini, grazie al team Trek Segafredo, tra le quali anche Yolanda Neff. E avete sentito dalla voce dello speaker anche appunto che Elisa Longoborghini ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. E siamo ora su una squadra tedesca, la Sunweb, ma attenzione perché quella che avete visto sorridente è la campionessa degli Stati Uniti d'America, Corin Rivera, che ha conquistato il trofeo Alfredo Binda nel 2017. Fa parte della squadra anche colei che l'anno scorso ha conquistato la vittoria nel trofeo da Moreno, e stiamo parlando della inglese Pfeiffer Georgi, all'esordio quindi nella categoria. It was my first World Tour win. A lot of work from the girls and the team, and it was a very special day. Okay, well, I hope you have a great day today, ladies and gentlemen. Corin Rivera. Il sindaco di Citiglio, Fabrizio Anzani, lascia spazio alla squadra della Mikkelton Scott con la vice campionessa del mondo Amanda Spratt, un osso duro per chi vorrà vincere quest'oggi l'edizione numero 21 del trofeo Binda. Una squadra questa australiana che ha già dimostrato tutte le sue doti in questo inizio di stagione e che sicuramente è chiamata qui sulle strade di Alfredo Binda ad ottenere un buon risultato. Ma attenzione, attenzione, perché siamo alla squadra forse la più attesa, la penultima di questa nostra carrellata di presentazione, e stiamo parlando della CCC Live, squadra olandese che ha tra le proprie file Marianne Vos. Abbiamo visto la sera precedente ricevere un premio, lei è colei che in 10 anni di partecipazione al trofeo Binda ha conquistato 3 volte la vittoria ed è attesa al favoloso poker. Un atleta che di titoli mondiali ne ha confezionati tantissimi e che naturalmente viene intervistata da Anthony McCrossan. It's a very, very special day, and looking forward to it. Ladies and gentlemen, Marianne Vos. Thank you, Marianne. She gets ready for
Grace. Giustamente Marianne ha detto, beh, chissà che non sia la volta buona di ritornare alla vittoria per questa gara che è una delle più antiche del calendario, ma bisogna stare davanti, è difficile, e lei ha sempre bei ricordi, great memories about the race. Ma torniamo, Anthony, con un'altra corazzata. Bulls, Dolmans, Cycling Team, gli applausi. Palomei ha già detto la squadra che andremo a osservare, ricordiamo la Bulls Dolmans con la campionessa d'Olanda Chantal Black, che l'anno scorso vestiva e indossava la maglia di campionessa del mondo. È giunta l'anno scorso seconda alle spalle della vincitrice, la Katarzyna Niewiadoma, precedendo di poco invece la altrettanto olandese e fortissima Marianne Vos, che allora indossava la maglia di campionessa europea. Una vera e propria parata di stelle quest'oggi qui a Taino per il trofeo Binda che condurrà le ragazze a Cittiglio. In this race, everything can happen. We are here with a strong team, Supermoto Fairy. And how have you been feeling in the early races of this season? You've been feeling good so far? Yeah, I have a good start, and I'm actually looking forward to keep my form. Well, let's see you keep your form today. Ladies and gentlemen, a magnificent rider, Chantal Black, former world champion. La già campionessa del mondo. L'obiettivo, ha detto, è quello di tenere la forma. Ha detto che però questa gara è una gara difficile, molte possono ottenere la vittoria. Le attendiamo a questo punto in zona partenza. Io credo che siano terminate ufficialmente tutte quelle che sono le operazioni. E siamo quindi, come ha annunciato Palomei, all'ultima squadra. Tutti si trasferiscono verso la piazza del municipio, da dove verrà dato poi il via. C'è giusto il tempo per l'ultimo spettacolo che ci viene ancora una volta mostrato dagli sbandieratori di Ferno e anche dagli amici del gruppo folcloristico i Ten Sit di Cunardo. Vi lasciamo con le note di questa canzone popolare e naturalmente vi rimandiamo a quella che sotto tutti i profili sarà sicuramente una interessantissima gara alla femminile. Per il momento da Taino è veramente tutto.